Salve, care amiche e cari amici, come state? Qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan e prima di iniziare a parlare del tema del giorno, per non scordarmene o per non metterlo in coda come nell'ultimo video, faccio i miei saluti ai miei amici di Facebook. Manuel Giusti, che ha il canale che con altri di The Mantis. Io credevo che era The Memphis come Elvis Presley, invece Manuel Giusti fa dei video per il canale YouTube The Mantis. Allora, saluti Manuel Giusti. Poi saluti al nostro amico Guido Massoni, che ha il canale I Massoni, che saranno i fratelli Massoni. Non so se fratelli di loggia o fratelli in famiglia. Quindi saluti Guido Massoni. Grazie di seguirmi. Grazie di seguirmi anche a Claudio Show, che in YouTube ha il canale Claudio Wolf. E quindi grazie Claudio Show di seguirmi. Claudio Wolf, che in Spreaker fa delle piste audio per il canale RCD, Radio Calcio Dilettanti. Quindi saluti ai nostri amici di Spreaker Radio Calcio Dilettanti, includendo Claudio Show e Claudio Wolf. Poi saluti al nostro grandissimo chef, maestro di cucina, Mimmo Corcione, che in Facebook e in YouTube sta come Mimmo Corcione. Quindi anche a te, Mimmo Corcione, grazie di seguirmi. E poi un amico che sta in c'ha un canale di YouTube, non so se sta in Facebook, però non ha caricato dei video, è Icharus. Grazie a te per seguirmi ogni volta nei miei video di YouTube, caro amico Icharus. E adesso passiamo al tema del giorno, cioè il referendum per il cambio costituzionale. Vi si opposero Casaleggio, Dario Fo, vi si oppone Beppe Grillo, vi si oppone parte della sinistra, vi si oppone quasi tutta la destra, vi si oppone tutto il mondo. Non vi si oppongono i Rothschild, i Clinton, la Merkel. Volete che il vostro voto o la vostra astensione sia funzionale agli interessi di tutti quelli che vogliono che voi votiate sì, o che siano funzionali agli interessi degli italiani? Perché la colpa non è della vecchia Costituzione se non l'hanno mai applicata, tanto quelli di destra come quelli di sinistra, quando gli faceva comodo, ma la colpa è appunto di chi non l'ha applicata. Adesso cambiarla per una nuova, che magari non si applicherà anche quella, perché alla carta magari è bella e non sembra invece che è bella, però poi la si evadrà, darà gli stessi risultati che non applicare la vecchia. Allora perché cambiarla quando la si può correggere o applicare meglio? Io ho fatto dei video dicendovi come voi dovevate far raggiungere il quorum per il referendum sulle trivellazioni, perché anche abbiate votato o no, dopo ne rispondevate con coscienza. Invece c'è stato l'astensionismo e poi la gente si lamenta se le cose vanno male, se ci sono sversamenti di petrolio. Invece se non voti devi stare zitto. Almeno se avessi votato no, avrebbe vinto il fronte delle trivellazioni con il no. Va bene, ti assumevi le tue responsabilità di aver votato no a Genova, ma così, senza votare no, senza votare sì, dopo ti vai a lamentare degli effetti collaterali delle trivellazioni. E così non funziona, caro mio, bello mio, così non funziona. Adesso poi, questo referendum costituzionale è diverso, perché non serve raggiungere il quorum, perché non bisogna abolire nulla. Quindi Renzi e i suoi attivisti andranno di sicuro a votare. Magari va
un 10 o un 25% dell'elettorato italiano. E se tutti quelli che bla bla bla, fuori di bocca, a parole, vogliono votare no, non vanno a votare perché in internet non si legge altro che persone che andranno a votare no, poi non ci andranno. C'è in Facebook, in Instagram, dappertutto, in Twitter, tutti votano, votano, votano e sono tantissime persone. Io voto no. Però a parole mettono l'hashtag votano, oppure no al referendum costituzionale. E poi non vanno, come è successo con il referendum per le stazioni petrolifere. Allora, dov'è, la grazia di tutto questo? Se vi dovete assumere delle responsabilità, assumetevele, ma andate a votare per dirci, non che fate gli ignorri dopo, che tanto parlate, parlate, votano, votano, e poi io sono sicuro che così come non è passato il referendum per le trivellazioni, per l'astensionismo, che è indice di menefreghismo, così passerà il sì alla riforma costituzionale per il menefreghismo e l'astensionismo di molti di voi. Perché basta che va a votare il 10% sì che vince il sì, ma questo voi ancora non l'avete capito. Questo referendum non è abrogativo, è propositivo, quindi non c'è un quorum minimo da raggiungere. Basta che va al 10% degli elettori, che vanno tutti i simpatizzanti di Renzi, che il referendum passa. Perché io sono convinto che molti di quelli che dicono che andranno a votare no in rete, poi troveranno, non so, che giusto una settimana prima di Natale esce l'iPhone 8 e preferiranno andare a fare la fila a comprare l'iPhone 8 piuttosto che votare no, quando ci possano andare dopo un mese, addirittura con degli sconti promozionali. Quindi mi raccomando, non fate gli ignorri, perché rischiate che a parole siete tutti dei saputelli, degli intelligenti, dei geni, ma poi in pratica ve lo dice una persona navigata, il vostro capitano Santenciani, in pratica non andate a votare, fate l'astensione, ve ne fregate e poi vi lamentate dei risultati per giunta, cosa più ipocrita, perché almeno se non ci vai a votare, shh, sta zitto, non dire nulla, perché chi non va a votare accetta palesemente qualsiasi risultato, oppure non gli importa. Non puoi fare che te ne freghi non andando a votare e poi ti lamenti del risultato, no? O sì, forse mi sbaglio io. Allora, per fare un video breve rispetto a quello che ho fatto ieri, riassumendo, al referendum costituzionale votate con coscienza. Votate, ma votate con coscienza. Pure se votate sì, perché per me è per votare no. Però bisogna andare a votare, perché cacchio, far passare per astensione un referendum così, e che significa che agli elettori, quelli che hanno il privilegio di votare, perché siamo in una democrazia, non gliene frega nulla, sia che vinca il sì, sia che vinca il no. Perché non gliene frega neanche del tema della Costituzione, di nulla. Invece, vuoi che passi questo referendum che vinca? Allora va a votare sì. Almeno abbi il coraggio di sostenere i possibili risultati di un cambio costituzionale. Perché poi, quando la Costituzione cambierà e cambierà in peggio e a te non ti convendrà, tu ti lamenterai. Ma intanto non sei andato a votare. Se invece non vuoi che questo cambio costituzionale passi, allora a maggior ragione vai a votare no. Però vacci comunque, perché è una questione di serietà, di etica e di morale. Non ci si può lamentare per un cambio costituzionale quando non si è fatto nulla per impedirlo. Oppure se vincesse il no, non ci si può lamentare che non si è cambiato la Costituzione quando non si è andati a votare sì. Quindi, in qualunque modo tu la pensi, anche se tu vuoi il cambio costituzionale, e io lo dico da uno che non lo vuole il cambio costituzionale, bisogna andare a votare o sì o no. Perché così, qualsiasi siano i risultati, uno non se ne potrà lamentare impunemente.
Uno si deve assumere in una democrazia le proprie responsabilità, i propri obblighi e i propri doveri. Comunque, per me bisogna votare no al cambio costituzionale. E lo dico di nuovo, andate a votare no al cambio costituzionale. Con questo vi lascio, non voglio fare un video di 45 minuti, tanto il messaggio mi sembra abbastanza chiaro. Mi raccomando, qua non si tratta di raggiungere il quorum perché passi il sì. Andate a votare perché se no una piccola minoranza di aventi diritto al voto e simpatizzanti di Renzi faranno votare, cioè voteranno sì, una piccola minoranza voterà sì, simpatizzanti di Renzi, perché anche nel centro-sinistra e nella sinistra ci sono molti che votano no al cambio costituzionale, a parole, come anche nel centro-destra e nella destra, a parole votano no. Come molti grillini a parole votano no. E poi bisogna vedere nei risultati se andranno addirittura a votare. Allora, con questo è tutto, vi lascio, andate a votare quello che sia, io vi consiglio di votare no, ma andateci a votare, perché poi non sia che vi lamentiate di qualsiasi risultato, perché se no siete degli ipocriti. Vince il sì, vi lamentate, vince il no, vi lamentate, perché i risultati non vi sconfinferano. Ma intanto voi non siete andati a votare comunque. Un saluto dal vostro Sant'Enchan e un saluto agli amici che ho menzionato all'inizio del video e che continuo a seguire. E li ringrazio di seguirmi e ringrazio di seguirmi a tutti voi che vi siete iscritti al canale e ai nuovi che mi guardano per la prima volta. Arrivederci dal vostro Sant'Enchan. Dal vostro capitano Sant'Enchan.